E continua a svelare grandi tesori del passato, la necropoli di Crezio, tra le 106 tombe rinvenute finora, particolarmente importante quella di un guerriero, forse uno dei capi dell'antichissima comunità, Lucio Valentini. Un sito archeologico di importanza eccezionale. Sono finora 106 le sepolture scoperte in un campo agricolo di Crecchio, in località Cardetola, una grande necropoli frentana risalente al V secolo a.C. Nelle ultime ore gli archeologi hanno lavorato con molta cura per svelare i segreti della tomba, probabilmente di uno dei personaggi più autorevoli dell'antica comunità. Si è fatto seppellire con tutte le sue armi, ma le armi non sono indossate. L'elmo è al lato della testa, i due schinieri al lato delle gambe, il pugnale al lato del braccio sinistro. Due cinturoni, quello da guerra è al lato del corpo e indossa soltanto un normale semplice cinturone, utilizzato probabilmente in tempo di pace. Il messaggio è forte, io sono stato un guerriero, ho combattuto, probabilmente ho vinto. E adesso è il tempo della pace, ma le mie armi sono lì e se necessario sono pronto a riprenderle per difendere il mio popolo. Gli scavi hanno portato alla luce oggetti di grande valore che spiegano i riti, le tecniche e i gusti dell'antico popolo italico. Gli studiosi impegnati nell'area hanno recuperato finora tre elmi in bronzo ed armi che testimoniano l'evoluzione della difesa dei singoli combattenti durante le guerre sannitiche. E poi bacili, contenitori per il cibo e le bevande, che invece manifestano l'importanza attribuita ai simposi ed ai banchetti. Rinvenuti tre cinturoni per bambini, ritrovamenti preziosi se si considera che in Italia finora ne erano stati censiti solo 15. Dal materiale scoperto si ricavano informazioni molto precise su come venivano realizzate le necropoli dai frentani e sugli arredi sepolcrali. Insomma, un vero forziere di tesori che pone il sito di Crecchio tra i più importanti non solo della regione.